Ciao a tutti e benvenuti in questo video assaggi. Oggi assaggerò i prodotti Cameo. In realtà non l'ho organizzato proprio così, però mi sono resa conto di avere un bel po' di novità da assaggiare della Cameo. Ho detto, ma sì, facciamoci un video giusto per dare un senso ai miei video assaggi e un tema. Allora, partiamo subito dalla prima cosa, che è il My Sweet Daily della Cameo. Questi sono i Krafen ai lamponi. Ovviamente sono già stati mandati perché non riesco a contenere la golosità e la curiosità di mia mamma e del mio fidanzato contemporaneamente. Una sera che comunque tutti e due li abbiamo mandati. Vi metterò i video perché comunque li ho fatti. Poi bene, allora, questi ce ne sono dentro 14, come dice qui, e ci sono anche le calorie per porzione, si dovrebbero essere due a testa, ma in realtà. Questi, visto che avevamo fretta di mangiare il dolce, li ho fatti, come dice qui, scongelare nel microonde 30 secondi, se no mi pare si possano. Aspettate che trovo le indicazioni. Si possono scongelare in forno oppure 35 minuti a temperatura ambiente. Il microonde, 2 mini Krafen ancora surgelati e 300-350 watt per 30 secondi. Se invece li fai tutti assieme, 1 minuto e 30 secondi. E poi aspettare 5 minuti prima di gustarli in modo che si sono caldi. Allora, questi sono buoni, non sono tanto grossi, sono grossi circa così. E sono buoni, non costano neanche tanto, mi pare che costino 2 euro e qualcosa, però alla fine sono 175 grammi e non sono male. Veniamo al secondo prodotto Cameo My Sweet Daily, che è la cheesecake. Allora, questa non ero sicura di volerla comprare perché mi sembrava un po' troppo il prezzo per quello che è, infatti non è tanto grande. Mi pare che costi 6 euro o 7, no, credo 5,99 dove l'ho presa. Questa va fatta scongelare dopo 2-3 ore, cioè 2-3 ore a temperatura ambiente, infatti l'ho tirata fuori prima ed è qui. Come vedete non è tanto grande. Vediamo senza ribaltarla. Yeah! Non è tanto grande, adesso l'assaggerò. Dice 6 porzioni, ma 6 porzioni secondo me sono proprio piccole. Non so se riesco a mostrarvi mentre la taglio, vediamo se togliendo un po' di schifezza e spostando la videocamera riesco a farvela vedere. Ok, allora questa è la dimensione della torta e questa della scatola. Cioè, non so se si capisce che sono abissalmente diverse. Infatti non è tanto grande, dovrebbe essere già scongelata. La fetta tagliata in quattro è di questa dimensione. Io ovviamente, visto che devo assaggiare altre cose, ne mangerò mezza, ma non è la porzione che mi soddisferebbe. Ah, scusate, la mando avanti.
poi magari sistemiamo un po' nel montaggio. Allora, assaggiamo un pezzo. Questa qui è la cheesecake. Le fragole sono grosse. Allora, è a temperatura ambiente da più di 3 ore, perché l'ho tolta circa alle 2:30, sono le 6 meno 10 ed è ancora un po' surgelata in mezzo. Qui lo dice, ma non l'ho letto perché sono stupida. Consiglio, per una resa migliore, tagliare la torta dopo circa un'ora, così si scongelava anche in mezzo, ma io non l'ho fatto. Allora, buona e buona. Ok, parte le fragole un po' surgelate in mezzo. Però il biscotto è buono, non è quel biscotto orribile, vecchio. Quando mangio, sto provando ad assaggiarla, assaggiare solo la crema di formaggio senza biscotto e senza fragola. No, è buona, dai. La crema è buona, non è tanto dolce, neanche le fragole, per cui non disgusta. Solo che secondo me, contando che comunque una torta surgelata costa un po' tanto, non ho preso il terzo prodotto del mio Sweet Daily, che sarebbe la torta al cioccolato, perché dalle dimensioni sembrava più o meno come questa, se non più piccola, e costava 1 euro in più, per cui circa 7 euro per una torta al cioccolato buona probabilmente, però surgelata non lo so, mi ha lasciato un po' così. Magari la comprerò più avanti per assaggiarla, giusto per togliermi il dubbio. La cheesecake non è male, solo che anche qui dice 6 porzioni. Però sono un po' piccole. Bene, veniamo al terzo prodotto, secondo che assaggio con voi, che è, allora, io non so se è una novità perché non ce l'ha scritto, però io non l'avevo mai vista, ed è questo Chobar crema variegata, gusto classico con panna. Praticamente è una sorta di budino, coppetta, cioccolata, così. Vediamo. Allora, c'è da dire che io non vado proprio matta per queste cose al cioccolato, questi budini al cioccolato, queste coppe. Se riuscissi ad aprirlo senza romperlo, ma evidentemente non ci riusciamo. Ok. Dicevo, non vado matta per queste cose tipo Coppa Malù, per dire, eccetera. Il budino al cioccolato così non mi fanno impazzire. L'ho preso perché essendo Chobar dovrebbe essere più buono, dovrebbe ricordare la cioccolata della Chobar. Vediamo, questo è come si presenta dentro. Classico. Vediamo, vediamo. Allora, non so se si vede, la panna è effettivamente panna montata, mentre l'altro è appunto cioccolata un po' più densa, budino. Sì, non è male. Sto cercando di mangiare solo la parte al cioccolato e non la panna. Non è male, ma ricorda tantissimo gli altri budini al cioccolato. È buono, se vi piace, sicuramente è buono. A me che non fanno impazzire i budini al cioccolato in genere, non mi dice niente di che.
sono due da 100 grammi l'uno e ovviamente no, non mi ricordo minimamente quanto li ho pagati. Bene. Bevo perché morirò per questo video, tutta roba dolce e morirò. Allora, abbiamo ben tre cose da preparare. Yeah! Allora, questo è il mio budino caldo al microonde. Da quello che ho capito, anche qui, se non mi cade qualcosa in questi video, non sono contenta. Allora, da quello che ho capito, budino in tazza caldo è, credo, una cioccolata un po' più densa. In questo caso è budino alla vaniglia, non è proprio cioccolata, però siamo lì. E poi ci sono le tortazze. Allora, qui dice: mescola la polvere con 5 cucchiai di acqua in una tazza grande da 100 ml e cuoce nel microonde. 1 minuto e 30 secondi a 750 watt oppure 1 minuto e 10 secondi a 1000 watt. Lascia raffreddare per 2 minuti e gusta, per cui io direi che le faccio e poi aspetterò. Se vuoi una tortazza ancora più soffice, prova con l'acqua gasata, che io non ho e quindi non userò. Questo è uguale per tutte e due. Poi, in questa Red Velvet c'è ideazza numero 5. Prepara la tortazza seguendo le istruzioni, ma usa 50 ml di cola invece dell'acqua, mescola e cuoci. Io, cioè, sono un po' perplessa su questa cosa e non, sicuramente non lo farò, a parte che non c'era la cola, ma non credo che lo farò, sicuramente non come primo assaggio, non l'avrei mai fatto. Mentre su questa Apple Pie, l'ideazza numero 1 è: tempera la polvere con 2 cucchiai di acqua, riempi la tazza di panna montata, mescola e cuoci. Anche qui l'idea di mischiarlo con la panna montata, che tanto dopo si scioglie, mi fa dire piuttosto ci metto il latte. Però, vabbè. Quindi direi che adesso io preparo le torte e ci rivediamo dopo per l'assaggio. Vediamo se riesco a mostrarvi come prepararla senza che faccia schifo. Allora, tagliamo il sacchettino. Dentro è così. Questa più o meno la quantità di prodotto. Aggiungiamo 5 cucchiai d'acqua. Ok, 5 cucchiai, vediamo se... No, non credo riusciate poi a vedere che la mescolo, ma ci proviamo. Facendo solo un gran bordello. Ok, alla fine risulta così, bella liscia. Adesso la metterò in forno. Ok, ha finito il microonde, vediamo com'è.
Allora, questa è la torta. Ora si sta staccando dei bordi, si vede che si gonfia e poi pian piano si sgonfia un po', come potete vedere da qui. E niente, la lasciamo qui a riposare. Intanto facciamo l'altra. Come prima. Tazza. Questo è il preparato di quella Red Velvet. Posto. E mescolo. Qui non so se riuscite a vedere il colore, provo ad accendervi la luce della videocamera. È proprio rossissimo. Metto in forno e ci vediamo direttamente dopo, dato che purtroppo con la videocamera non si riesce a vedere l'interno del forno per mostrarvi che si alza lentamente. A dopo. Eccoci qui, questa è la tazza, la tortazza. Dopo la cottura, qui c'è l'altra, quella alla mela. Dato che devo fare anche il budino e questi si devono raffreddare, passo a fare il budino. E dopo assaggiamo tutto. Allora, eccoci qui per il budino caldo. Allora, dice: versa 150 ml in una tazza e riscalda il microonde. Già fatto. Adesso aggiungi la miscela e mescola bene fino al completo scioglimento. Poi cuocere di nuovo nel microonde. E c'è la tabellina. Perdonate la tazza sbeccata qui, ma era l'unica che avevo a disposizione, abbastanza grande, perché dice che ci vuole una tazza grande. Questa è la miscela, non so come farvela vedere. Solita polverina. Un po' di grumi, perdonate questo rumore folle del cucchiaio, ma ok, dovrebbe essere a posto.
nel microonde. Ok, rieccomi. Allora, visto che doveva tutto raffreddare, ho preparato le mie due belle tazze. Tazze, tortazze, eccole qua. Questa è quella alla apple pie e questa è la red velvet, che è rimasta un po' più sfigatina. Assaggiamo. Allora, è un po' non gommosa, però un po' troppo compatta. Forse sì, forse con l'acqua gasata sarebbe rimasta un po' più soffice come torta. Non è male, il sapore è di mela, ma non di torta di mela. Quella mela un po' caramellosa, così non mi fa tanto impazzire. Però non è male. La cosa comoda è che, come avete visto, serve solo acqua sostanzialmente, per cui non dovete aprire per forza il latte, avere uova in casa, così, così basta acqua. Questa qui è la red velvet, vediamo. Questa è un po' più buona. Ma anche un po' più appiccicosa. Non so se è per la cottura, se è perché è leggermente più calda dell'altra, avendola fatta dopo. È rimasta tutta appiccicata al cucchiaino. Passiamo al budino. Allora, non so se si vede, il budino è abbastanza compatto. Che fastidio, la torta appiccicata al cucchiaino. Tolgo. Ok, allora, vediamo un po' sto budino. È cremoso, perché se lo mischiate, una volta tolta la pellicolina che fa sopra, è tutto molto cremoso. E come sospettavo, a parte che è ancora ustionante, non so se vedete il vapore, per cui aspettare un attimo. Però come sospettavo, sembra una cioccolata, in questo caso bianca, non so se avete mai provato il cioccolato bianco della Camera, un po' più densa. Vediamo, facciamo raffreddare un attimo. Anche questo è molto veloce in realtà, perché sono 2 minuti in tutto circa. Dicevamo, l'arrivo inaspettato di mia mamma mi ha permesso di far raffreddare un po' di più in questo budino, che è appunto molto cremoso. Si sta un pochino solidificando, essendo un pochino più freddo. Più tardi vedrò e vi scriverò quanto e se si solidifica. Assaggiamo. Un sapore un po' strano. Non è il solito budino alla vaniglia. Non so se è perché ho assaggiato troppe cose, troppi gusti mi hanno un po' sballato, ma anche quando l'ho assaggiato prima di farlo cuocere, di nuovo era strano.
Non lo so, diciamo che per ora il mio prodotto preferito è stata forse la cheesecake e i mini crafe, quelli sono proprio buoni. Sono già cosparsi di zucchero come vedrete, sono ottimi. Anche la cheesecake, nonostante le dimensioni, che mi aspettavo qualcosa di un pochino più consistente, insomma, almeno cheesecake grosso, cioè cheesecake così. Però è buona. Le tortazze non sono male, sono un po' troppo compatte e bisognerà provare a questo punto con l'acqua gasata. Nel caso lo faccia vi farò sapere. E il budino è quello che mi lascia un po' più perplessa. Poi a me il budino piace perché è solido, cioè la consistenza del budino. Il budino cremoso così non è dei miei preferiti, però magari come al posto della crema, tipo questa la vaniglia, al posto della crema pasticcera in qualche torta può andare bene. Ma mi convince. Grazie per essere stati con me anche questa volta. Spero che queste novità vi abbiano interessato. Fatemi sapere se le avete assaggiate e quello che vi è piaciuto e cosa non vi è piaciuto e perché. Un bacio alla prossima, ciao!